Bella a tutti ragazzi e benvenuti. In questo nuovo video, oggi siamo qui con la carriera di FIFA 16. Una carriera a cui tengo veramente tanto, una serie a cui tengo veramente tanto, che porterò spesso sul canale, almeno spero. Sto registrando un po' di video di fila, purtroppo come ben saprete gioco su PS3, quindi gli aggiornamenti della nuova versione non ci sono, tipo gli allenamenti o quelle robe varie. Ho scelto il Torino come squadra perché è un buon progetto giovani e ho in mente anche un bel po' di giocatori da comprare. Allora, obiettivo Coppa Nazionale, superare i sedicesimi. Dobbiamo cercare un attaccante sul mercato. Dirigenza del Torino, qualificati per la Champions. Sarà veramente durissima qualificarsi per la Champions col Torino la prima stagione, però noi ci proviamo ragazzi, ci proviamo. Abbastanza strano però, qualificati per la Champions. Dobbiamo veramente lavorare tanto sul mercato e fare una squadra bella competitiva. Allora, andiamo a mettere innanzitutto il nostro osservatore. Allora, sapete che vi dico? Allora, io ho già giocato un po' di carriere, no? E questi qua sono sempre stati inutili, quelli dell'Europa. O almeno per me sono sempre stati inutili. O comunque li so già tutti i giocatori. Quindi andiamo in Argentina. Ne mandiamo uno in Argentina per vedere se c'è qualche talento nascosto in Argentina, ragazzi. In questa partita non farò video, comunque faremo un po' di calciomercato, poi continueremo nel prossimo. E la squadra ve la farò vedere nel prossimo. Ho messo alcuni giocatori nella lista preferiti, sono pochi, però per ora puntiamo a questi. Sono quattro, adesso ve li farò vedere, sono Jonathan Calleri, scoperto grazie a alcun dispa. Danilo Cataldi, Martin Odegaard e Alena Lilovic. Cataldi lo voglio, lo compro tutte le carriere ed è veramente un talento innato. Lui invece lo voglio tantissimo in attacco perché comunque l'ho visto da Kundispa e mi piace veramente tanto. Odegaard invece non credo di acquistarlo in prestito una stagione. E poi lui non credo perché è in prestito, però noi chiediamo per informazioni per tutti. Allora, facciamo un'offertina per Danilo Cataldi, vogliono 6 milioni e mezzo per lui, noi puntiamo a uno scambio. Sono indeciso se mettere Martinez che non uso o Vives che comunque è ormai vecchio e quindi... Però Vives vale molto meno, vabbè proviamo con Vives noi. Proviamo con Vives più un milioncino, sì, Vives più un milione. Proviamo a vedere cosa ci dicono. Avanziamo intanto. Vediamo se arriva qualche offerta anche per noi. Allora, Jonathan Calleri vogliono 11 milioni, mentre Alilovic non si può comprare perché è in prestito. Proviamo per Calleri, proviamo uno scambio, proviamo a mettere o a Mauri o Lopez, ma credo Lopez perché vale di più. Maxi Lopez mettiamo, 4 milioni e 7, molto buono, tanto non lo uso perché in attacco ci abbiamo già tanti giocatori. Proviamo un'offerta da 0 per ora, poi vediamo cosa dicono. Andiamo avanti per vedere se c'è qualche altra offerta. Comunque ragazzi, vorrei comprare anche un giocatore, anzi lo compreremo oppure in prestito perché è veramente giovane, che mi ha consigliato un mio amico, Inoz, che saluto, e dato che è del Cesena non costerà tanto, partirà da un overall basso, ovviamente lo faremo giocare un po' come riserva per farlo crescere. Cambio giocatore perché non sono interessati, metto Martinez 0 direi perché vale già tanto lui, Martinez. So che anche lui dovrebbe essere una... promessa, ma non mi piace come giocatore, quindi non lo uso. Comunque raga, ho scelto Torino anche perché tifo Torino, quindi insieme al Milan, quindi per quello. Comunque andiamo a vedere... ho
offerta troppo bassa per Cagliari, vabbè, però almeno sono interessati al giocatore, era quello che mi interessava. Direi di mettere 2 milioni. 2 milioni direi che sono più che a sufficienza per prenderlo almeno in considerazione. Avanziamo. Avanziamo. Offerta accettata a Danilo Cataldi. Facciamogli il contratto subito. Offerta accettata. Non abbiamo speso nulla. 35.000 a 4 anni. Giocatore, direi giocatore importante. Forse esagero, ma no, beh, può giocare benissimo titolare lui. Giocatore importante, mettiamo. Anche perché turnover non credo lo accetti lui, quindi giocatore importante. Molto molto bene, ragazzi. Avanziamo. Aspettiamo che Dani lo accetti. Real Madrid offerta per il prestito accettata. Buono, e ci arriva anche Cataldi in squadra. È in prestito perché non me la sentivo di spendere così tanti soldi per un sedicenne. E quindi, anche perché era appena arrivato al Real, quindi prestito per una stagione, speriamo che ci aiuti anche lui nelle partite per il turnover, magari. Offerta troppo bassa per Cagliari. Vogliono 5 milioni e 2, noi proviamo ad alzarlo ancora. Facciamo 3 milioni e mezzo, direi. 3 milioni e mezzo, se la rifiutano, proviamo con un'offerta da 5, però. È l'ultima spiaggia quella. 3 milioni e mezzo più Lopez sarebbe un'offerta da 11 milioni circa. 11 milioni, scusate. Sarebbe un'offerta da 7 milioni circa, quindi bovo vogliono sti qui 3 milioni e mezzo. Andatelo a pigliare. Non credo la accettino, ovviamente, perché se l'accettano te lo accompagno io 3 milioni e mezzo bovo. Però non è mai detto. Infatti non sono più interessati al giocatore. Attenzione! Ultimi momenti del video, vediamo se accetta Cagliari, vediamo se accettano. Intanto Cataldi arriva in squadra dopo Odegaard, è il nostro secondo acquisto, mentre per Cagliari troppo bassa l'offerta, quindi facciamo 5 milioni, ragazzi. No, 4 milioni e mezzo facciamo. Facciamo 4 milioni e mezzo, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi lascio con la suspense. E niente, ragazzi. Prossimo video faremo già due partite. Poi forse continueremo col mercato, ma non credo. Vi farò vedere gli acquisti, vi farò vedere la squadra. Ciao a tutti, spero che questa serie vi sia piaciuta. Bella!